+8, inizio strepitoso della Montepaschi, è rimasta un po' ferma ai blocchi la squadra di Zara Markowski. La squadra di Markowski oltretutto nelle ultime, qui a canestro con una percussione da guardia di Taylor che attacca il canestro, proprio di questo c'è da parlare secondo me, ha subito nelle ultime tre partite 124 punti da playmaker e guardia avversaria. Da tre punti e poi in palleggio resto tiro del playmaker avversario, insomma hanno scautato bene le difficoltà difensive. Ieri c'è passo di incrocio, uso il piede perno, se mi gancio Mancino, anche un po' di sfortuna, ben giocata comunque l'azione dal numero 17 maglia verde. Taylor si prende il palleggio, arresto e tiro, che risposta dopo la persa di prima con i 24 secondi scaduti, questa è una risposta da gran giocatore, qual è Donnell Taylor? Lui è questo. Facendo quasi tutto male in questa partita, questo in parte lo riabilita. Di nuovo si in avanti di uno, manca ancora tanto tempo prima della fine della partita, 6 minuti adesso, Taylor mano sinistra, passaggio illuminante dietro la schiena di un avversario per cercare dentro l'area Andrea Crosariola che appoggia molto comodamente al tabellone. Riavvicina la sua squadra e costringe Marco Crespi al time out. Time out dal quale la Montepaschi Siena uscirà sotto di uno. Ultimi 2:20 adesso, Johnson inizia ad accelerare le operazioni e soprattutto trovare la via del canestro se vuole davvero riaprirla. Taylor va via a destra Carter, Nelson è fermo, non c'è fallo né di uno in difesa né dell'altro in attacco, c'è di sicuro il canestro del -3 appoggiato al tabellone da parte dell'ex Reggio Emilia.